Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi parliamo di un caso che tuttora è ricordato non solo per la sua efferatezza, ma anche perché continua ad essere tutt'oggi un caso irrisolto. Da questo caso sono ormai passati ben 30 anni ed è caduto in via Carlo Poma, a Roma. Ci ritroviamo quindi oggi dinanzi a un caso italianissimo. Me li richiedete spesso e quindi accolgo le vostre richieste con molto piacere. Oggi siamo qui per parlare di una ragazza di nome Simonetta Cesaroni. Oggi la possiamo ricordare così, con queste foto che sono state riproposte più e più volte dai media per raccontare questo caso. Un caso che ancora non ha trovato soluzione. Simonetta Cesaroni è venuta a mancare il 7 agosto del 1990, quando 29 stilettate di un tagliacarte le hanno rubato la giovinezza e la vita. La ragazza quel pomeriggio è nell'ufficio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, in via Poma, e quello è il suo lavoro. Simonetta ha appena 21 anni, ed è bella, molto bella. Ecco perché è solita indossare abiti aderenti, pantacollant, minigonne. Ma la verità è che se ad un primo impatto Simonetta sarebbe potuta apparire come una giovane un po' trasgressiva, la sua personalità si contrappone fortemente con il suo look. Simonetta era una brava ragazza, semplice, pulita, senza grilli per la testa. Sognava di avere un lavoro gratificante, una vita tutta sua e un ragazzo da amare. In realtà Simonetta il ragazzo già ce l'aveva. Raniero però è una sorta di fidanzato a metà. Prima c'è, poi non c'è, la lascia spesso. Poi però torna sempre e Simonetta spera di avere un futuro con Raniero. Perché se lui si è sempre comportato come un fidanzato a metà, lei in realtà c'è sempre stata, è sempre stata presente per Raniero. La loro relazione fa soffrire Simonetta. E un altro colpo basso l'ha ricevuto proprio durante l'estate del 1990. Perché le vacanze Raniero se le voleva fare per i fatti suoi. E insomma, così è stato. Simonetta si è ritrovata da sola a Roma nella torre d'estate del 1990. Ci era rimasta molto male Simonetta, però nel frattempo aveva trovato un nuovo lavoro, che sicuramente la gratificava di più di quello precedente. Simonetta faceva la commessa in una grande profumeria e poi è stata assunta dalla Reli Sars, uno studio commerciale gestito da Ermano Bizzocchi e Salvatore Volponi. La ragazza lavora per 3 giorni alla settimana alla Reli Sars, che aveva tra i suoi dipendenti anche la AIAG, ossia l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Di conseguenza viene quindi incaricata di prestare del lavoro contabile per 2 pomeriggi alla settimana presso gli uffici per l'appunto dell'AIAG in via Poma numero 2. Per Simonetta quello è sicuramente un lavoro che le garantisce prospettive più concrete, più gratificanti. E per di più, in questo modo, riesce anche a non chiedere i soldi ai suoi genitori. Il padre di Simonetta si chiama Claudio e fa il ferrotramviere. La moglie Anna fa la casalinga, mentre sua sorella Paola fa anche lei l'impiegata. La ragazza non ha mai avuto grossi problemi familiari, anzi Simonetta amava la sua famiglia davvero tanto. E nonostante ormai fosse maggiorenne non ha mai mancato di chiamare a casa per avvisare i suoi genitori di qualche piccolo imprevisto o ritardo. Insomma, gli amici di Simonetta la ricordano come una ragazza davvero molto molto responsabile. Per Simonetta quel 7 agosto 1990 è l'ultimo giorno di lavoro, prima di andare in ferie. E in ufficio, ossia all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, che si trova in via Poma 2 nel quartiere Prati, è di turno dalle 16 alle 19.30. Simonetta quindi nel pomeriggio entra nel civico 2 di via Poma e si reca nell'ufficio dell'AIAG, che è al terzo piano della palazzina B, all'interno 7. Quello di via Poma è un elegante complesso formato da 6 palazzine che racchiudono un vasto cortile ben arredato. E da quando Simonetta quel pomeriggio entra nel suo ufficio che cala il sipario sul crimine di via Poma. Le ultime ore di Simonetta sono state ricostruite dagli inquirenti sulla base di minime indicazioni che gli permettono di dare al crimine un po' più di ordine, specialmente per quanto riguarda i dati temporali. Sappiamo con certezza che Simonetta è entrata nel suo ufficio, accende il suo computer alle 16.37. Così come siamo sicuri che alle 17.15 chiama una sua collega, ossia Luigia Berrettini, che è la responsabile dell'ufficio personale degli alberghi della gioventù, per chiedergli alcuni dati da inserire nel computer. Le due non si sono mai viste, perché Luigia è di turno di mattina, mentre Simonetta è di turno il pomeriggio. Però Luigia sa riconoscere la voce di Simonetta, perché si sono già sentite in passato. Alle 17.25 Luigia richiama Simonetta per fornirle i codici di cui aveva bisogno. Abbiamo una certezza, quindi. Fino alle 17.25 Simonetta era ancora in vita. Arriviamo alle 18.30, perché Simonetta a quell'ora avrebbe dovuto contattare Salvatore Volponi, che è uno dei suoi datori di lavoro. Peccato che quella chiamata Salvatore Volponi non la riceve e non la riceverà mai. A questo punto spostiamoci a casa di Simonetta, perché i familiari sanno che dopo il lavoro la figlia rientra tra le 20 e le 20 e 15. Quando ritarda ed è in giro chiama sempre i suoi genitori per avvisare. Però a casa Cesaroni quella sera il telefono non squilla mai. Simonetta
non chiamerà mai a casa. Arrivano le 21. Il telefono a casa Cesaroni ancora non squilla. Ecco perché Cesaroni iniziano seriamente ad andare in ansia. Nessuno sa cosa sia successo e sono tutti quanti preoccupatissimi. Ad un certo punto la sorella di Simonetta, ossia Paola, insieme al suo fidanzato Antonello, prende in mano la situazione. Si attivano per andarla a cercare, insomma, e iniziano percorrendo la tratta che Simonetta solitamente faceva per tornare a casa dalla metropolitana. Ma non trovano niente e nessuno. Paola, a mio parere, in questa faccenda è quella che si è mossa con più ferocia. Vuole sapere cosa sia successo a sua sorella. Ecco perché piomba a casa del datore di lavoro di Simonetta, ossia Salvatore Volponi. Paola è sicura che lui sappia qualcosa. L'uomo però si dimostra incredibilmente stupito. Lui non ha idea di dove sia Simonetta. Non ha neanche ricevuto la chiamata che avrebbe dovuto fargli quel pomeriggio. Ovviamente, non ricevendo la chiamata da parte di Simonetta, l'uomo non ha di certo pensato al peggio. Al contrario, è convinto che Simonetta semplicemente si fosse dimenticata di chiamarlo. La cosa assurda è che Salvatore Volponi non sa neanche dove si trovi la sede dell'AIEG. Il punto è che ci ha mandato lui Simonetta a lavorare in quella cavolo di azienda. Ma questa cosa non dura molto, in quanto Salvatore Volponi chiama il suo socio, che in quel momento è in vacanza, ma gli dice tranquillamente che la sede dell'AIAG è in via Poma numero 2. A questo punto Salvatore Volponi, capo di Simonetta, suo figlio Luca, Paola e il suo fidanzato Antonello si precipitano in via Poma numero 2. Sono le 23 e ovviamente lo stabile è chiuso da un cancelletto. Quindi il figlio di Salvatore Volponi, ossia Luca, scavalca il cancello per poi aprirlo a tutti. Così in questo modo tutti entrano nel cortile dell'AIAG. In questo modo tutti entrano nel cortile dell'edificio e si precipitano all'entrata. Alla portineria trovano Giuseppa, la moglie del portiere, che si dimostra incredibilmente scocciata. Per 10 minuti buoni i ragazzi devono convincere la donna che devono salire negli uffici. Dopo aver insistito non poco, finalmente riescono ad entrare nello stabile e sono le 23:30. Questo vuol dire che Giuseppa ha tenuto i ragazzi fuori dallo stabile per ben mezz'ora. Perché ci ha messo così tanto per far entrare i ragazzi? Forse Giuseppa deve coprire qualcosa? Forse Giuseppa deve guadagnare del tempo e quindi deve tenere impegnati i ragazzi? In ogni caso, finalmente i ragazzi riescono ad entrare nello stabile alle 23:30 e si dirigono immediatamente verso gli uffici dell'AIAG. Aprono l'ufficio in cui Simonetta lavora solitamente e notano che dinanzi a loro ci sono due stanze totalmente vuote, non c'è niente di strano. Fino a quando Salvatore Volponi non nota sul fondo della stanza, un po' in ombra, una porta. Dietro quella porta c'è lo studio del direttore dell'AIAG. E Simonetta purtroppo viene trovata lì. Il corpo della ragazza è disteso sul pavimento, all'intimo abbassato. Il torace è coperto dal suo top bianco e indosso ancora dei calzini. Oltre a ciò, addosso ha un sacco di ferite di armi da punta e taglio. I colpi sono inferti sull'addome, sul ventre e sul seno. E purtroppo non mancano neanche le zone. Oltretutto, sul segno sinistro di Simonetta c'è un segno evidente. Appare come un morso, così almeno lo interpretano i poliziotti intervenuti sulla scena del crimine. Però Simonetta non ha subito violenza. Oltretutto Simonetta è stata colpita davvero tante volte. Eppure la maggior parte del sangue sulla scena del crimine non viene ritrovato. Questo vuol dire che chi ha colpito Simonetta si è anche messo a pulire la scena del crimine. Questo di fatto è il primo dato ufficiale che gli inquirenti riescono ad ottenere. La scena del crimine è stata ripulita. Ma la polizia cosa trova d'altro? Ebbene, le finestre dell'ufficio sono chiuse con la tapparella, segno che forse chi ha colpito non voleva far sentire le urla di Simonetta. Sulla porta della stanza in cui si è consumata la tragedia vengono ritrovate delle tracce di sangue, sia sulla parte in legno che sulla maniglia. Vi sono anche delle macchie di sangue sul telefono e poi c'è una cosa che mi ha lasciata fortemente perplessa. Le scarpe della giovane sono perfettamente allineate e messe a posto, come se sia stata lei a togliersele e a sistemarle in quel modo. Infine, l'ufficio in cui lavorava la vittima ha il computer ancora acceso. Il giorno dopo il crimine trovano accanto al computer di Simonetta un foglietto con un appunto scritto a penna. Al centro di questo biglietto c'è un disegno infantile di una bambina. E poi possiamo leggere: c'è, dead, ok. Per gli inquirenti quel bigliettino è davvero un macabro messaggio. C'è equivale a Cesaroni, il cognome di Simonetta. In italiano dead vuol dire morta e poi c'è quell'ok, come dire il gioco è fatto, tutto a posto. Però dobbiamo aspettare fino al 2008, quando il programma Chi l'ha visto rivela che quel disegno è opera di uno degli agenti che la sera della tragedia è intervenuto e poi si è scordato là. Direi che questo è pazzesco, ma andiamo avanti. Sulla scena del crimine trovano anche la borsa di Simonetta, ma non c'è traccia né dei suoi gioiellini d'oro né dei suoi vestiti. Tradotto?
Il colpevole sicuramente i vestiti li ha portati via con sé. Infine, gli inquirenti si rendono anche conto che le chiavi dell'ufficio di Simonetta mancano all'appello. Potrebbe essere stato il colpevole a rubarle, con l'idea di tornare in quell'ufficio per liberarsi del corpo di Simonetta. La polizia si rende anche conto a un certo punto che nel bagno dell'ufficio c'è una bacinella. Appoggiati a questa bacinella due stracci per pulire il pavimento, che sono ancora umidi. Quindi quegli stracci sono stati usati per ripulire la scena del crimine? Anche il pianerottolo antistante alla porta d'ingresso dell'ufficio risulta lavato. Quindi chi ha pulito la scena del crimine si è anche preoccupato di dare una passatina ai corridoi. Ciò significa che il colpevole ha avuto tutto il tempo del mondo. E a questo punto per gli inquirenti arriva una certezza. Il colpevole voleva davvero ritornare in ufficio per far sparire il corpo di Simonetta, col fine di far risultare che il crimine non fosse avvenuto in via Poma, ma altrove. Insomma, questo è un modo per depistare le indagini. Ecco perché gli inquirenti pensano che il colpevole sia una persona che abita in quello stabile oppure che frequenta quello stabile. La domanda che tutti si sono posti è: ma chi è che è riuscito ad entrare in quello stabile e in quell'ufficio? Simonetta non è solita aprire la porta agli sconosciuti e questa cosa la garantiscono non solo i suoi familiari ma anche i suoi datori di lavoro. L'ipotesi più probabile quindi è che avesse aperto la porta a qualcuno che conosceva o di cui quantomeno si fidava. La vicenda nel frattempo viene seguita con molto fervore dall'opinione pubblica. Ne parlano in diverse trasmissioni e nel frattempo gli inquirenti decidono di partire con le indagini prendendo in considerazione un dato, ossia le persone presenti in via Poma nella palazzina B quel pomeriggio sono in tutto 7, compresa Simonetta. C'è il portiere Pietrino Vanacore e sua moglie Giuseppa. C'è anche il figlio di Pietrino Vanacore di nome Mario con sua moglie e sua figlia di appena 21 mesi. Al quarto piano c'è l'ingegnere Cesare Valle, di 89 anni. Pierino Vanacore di notte va a dormire da lui, col fine di fargli da badante. E infine c'è Simonetta Cesaroni. Ovviamente i primi ad essere interrogati dalla polizia sono i portieri, per sapere se per caso abbiano visto, notato o sentito qualcosa di strano. Ma Pietrino Vanacore, così come sua moglie Giuseppa, dichiarano di non aver né sentito né visto nulla di strano. Inoltre sostengono che quel pomeriggio nessuno è entrato nella palazzina senza che loro se ne accorgessero. Qual è la deduzione ovvia degli inquirenti? Ovviamente Simonetta è stata fatta fuori da qualcuno all'interno del condominio di via Poma. Il punto è che Pietrino agli inquirenti non si limita a dire questo. Fa confusione. Prima omette, poi cambia versione più volte. E poi salta fuori che in realtà l'uomo non ha neanche un alibi. Tra le 17.30 e le 18.30 Pietrino Vanacore a quanto pare non era al suo posto con gli altri portieri. Quella è la fascia d'orario in cui Simonetta è venuta a mancare. Viene inoltre presa in considerazione un'altra testimonianza fatta da Giuseppa, la moglie di Pietrino. La donna sostiene di aver visto la sera del 7 agosto del 1990, verso le 18, un ragazzo giovane che teneva un fagotto sul lato sinistro. Procedeva verso l'uscita del palazzo a testa bassa, sperando di non essere notato da nessuno. E qui vorrei ricordarvi che in prima battuta Pietrino e Giuseppa hanno sostenuto di non aver sentito né visto niente di strano quel 7 agosto. Anzi, sottolineano che quel pomeriggio nessuno è entrato nella palazzina senza che loro se ne accorgessero. E quindi qua la versione dei fatti cambia un pochino, insomma. È entrato qualcuno o non è entrato nessuno? È entrato qualcuno ma non è stato visto? Giuseppa comunque sostiene di aver visto questo ragazzo alla distanza di 10 metri. Però, guarda caso, dà il nome di proprio due inquilini dello stabile, ossia il ragionier Fabio Forza, proprio un inquilino dello stabile, oppure Salvatore Sibilia, all'epoca funzionario dell'AIAG. La polizia ovviamente cerca di approfondire ed esce fuori che Salvatore a quell'ora era a casa con sua moglie, mentre invece Fabio Forza era partito dal 1 agosto per la Turchia ed era ancora in Turchia, quindi è un po' improbabile che si trovasse in via Poma numero 2. Per gli inquirenti questo basta. Pietrino Vanacore diventa il primo sospettato per il caso di Simonetta Cesaroni. Passano quindi 3 giorni dal crimine e il 10 agosto Pietrino viene arrestato. Le prove a suo carico non sono poche, ma non sono neanche così tante. Pietrino, avendo ammesso in prima battuta di non aver visto nessuno entrare nella palazzina, si era già dato un attimino la zappa sui piedi da solo, restringendo la rosa dei sospettati in modo davvero molto molto importante. Oltretutto Pietrino aveva le chiavi per accedere all'ufficio di Simonetta e tra l'altro l'uomo era solito pulire i vari pianerottoli del complesso di via Poma. Questo vuol dire che sapeva perfettamente dove andare a recuperare le varie cose utili, come il secchio, gli stracci e cose del genere. Inoltre sui vestiti di Pietrino Vanacore, più precisamente sui suoi pantaloni, vengono trovate 2 piccole macchie di sangue. Dopo un esame attento, però,
Le macchie di sangue che l'uomo aveva sui vestiti risultano sue e non di Simonetta. Inoltre viene sostenuta la tesi che chiunque abbia pulito quella scena del crimine si sia sporcato per forza in qualche modo gli abiti. Ma Pietrino Vanacore ha indossato gli stessi abiti dal 6 all'8 agosto e questi vestiti non presentano delle macchie di sangue di Simonetta. Dopo 20 giorni di reclusione Pietrino Vanacore viene scarcerato. Siamo esattamente al 30 agosto del 1998. L'uomo il giorno dopo torna a lavorare in via Poma come se nulla fosse nella sua guardiola. Il problema qui però è uno. Ed è abbastanza importante. Solitamente dopo crimini come questi sono essenziali le prime 48 ore. In quanto il colpevole superato i due giorni potrebbe scappare, liberarsi di alcune prove. Di conseguenza questo caso parte già con un errore madornale. I poliziotti si sono concentrati troppo sulla pista di Pietrino Vanacore senza provare a seguirne altre ed ora si ritrovano a distanza di quasi un mese senza niente in mano. A questo punto gli inquirenti provano a fare delle indagini un po' più ampie e iniziano a scavare nel passato delle persone che abitano o lavorano in via Poma numero 2. Purtroppo però gli inquirenti non riescono ad ottenere alcuna risposta e dopo 8 mesi la procura di Roma alza per la prima volta la bandiera bianca perché il crimine fatto contro Simonetta pare proprio sia l'omicidio perfetto. Ma arriviamo nel gennaio del 1992. È passato un anno e mezzo dalla tragedia e arriva un altro colpo di scena, in quanto una chiamata anonima fatta da un austriaco alla polizia afferma che il colpevole è Federico Valle, ossia il nipote di Cesare Valle, l'ingegnere 80enne che viveva al terzo piano nella palazzina B, a cui peraltro Pietrino Vanacore prestava servizio durante la notte, in quanto l'uomo non riusciva più ad essere indipendente e aveva bisogno effettivamente di una mano. Ebbene, a questo punto Federico Valle si ritrova nella rosa dei sospettati. C'è da dire che il ragazzo è già problematico di suo in quanto soffre di anoressia, è molto debilitato. Però, fino alla fine, Federico si proclama innocente. E alla fine risulta che anche le prove a suo carico non sono veritiere. La chiamata anonima non risulta valida e alla fine del 1993 viene totalmente prosciolto da ogni accusa. Da qui purtroppo nasce un momento di stallo. Il caso non procede, non fa passi avanti. Ma i genitori di Simonetta lottano con tutte le loro forze per far sì che la figlia non venga dimenticata. Negli anni successivi però viene fuori davvero qualunque cosa. Infatti arrivano a sostenere che nella borsetta trovata sulla scena del crimine di Simonetta c'erano delle pillole anticoncezionali. E a lei l'opinione pubblica si scaglia contro una ragazzina di 21 anni che non c'è più, arrivando anche a dire che faceva la prostituta. Poi però si viene a scoprire che, ups, cacchio, nella borsa di Simonetta mica c'erano delle pillole anticoncezionali, bensì solo la ricetta di un medico che ha prescritto delle cure ormonali per Simonetta. Ma che importa, il danno ormai è fatto, no? Diamo della poco di buono alla vittima in prima pagina sulla base di un'ipotetica confezione di pillole anticoncezionali. Ma complimenti! Grandi complimenti! Arriviamo al 1995, quando gli inquirenti, grazie a una lettera anonima, ipotizzano che Simonetta facesse parte della chatline Videotel, con lo pseudonimo di Veronica, peccato che il suo computer fosse solo in videoscrittura. Era possibile che la ragazza avesse conosciuto il suo carnefice tramite questa chatline? No, in quanto il computer che stava nell'ufficio di Simonetta non supportava letteralmente i servizi di Videotel e Simonetta a casa non aveva alcun computer. Ed è così che anche questa pista si rivela essere un vicolo cieco. Poi è emerso che l'ufficio di Via Poma sia stato un luogo di copertura per alcune attività dei servizi segreti italiani, cosa che però non crea alcuna relazione col crimine. Altre piste rivelano che Simonetta avesse scoperto negli archivi dell'AIAG dei documenti segretissimi che testimoniavano di presunti favori fatti alla banda della Magliana con il benestare del Vaticano. Ma anche in questo caso le prove sono insufficienti e soprattutto questi documenti segretissimi non vengono mai ritrovati. Quindi è probabile che non siano neanche mai esistiti. Arriviamo ragazzi al 2004, quando finalmente viene riesaminato il DNA sui pochi indumenti che erano rimasti sulla scena del crimine. Dall'analisi del DNA esce fuori che sul reggiseno e sul top della ragazza vengono fuori delle tracce miste. Quindi quel DNA viene campionato e viene prelevato anche il DNA di Raniero Busco, ossia il fidanzato di Simonetta all'epoca, insieme ad altri 30 sospettati. Ebbene, le tracce di saliva trovate sul corpetto e sul reggiseno della vittima corrispondono proprio al DNA di Raniero Busco, che a questo punto diventa l'indiziato numero 1. Arriviamo ad aprile del 2009, quando la nuova indagine sul delitto di Via Poma si conclude. A maggio, Ilaria Calossi, al pubblico ministero, presenta gli atti di chiusura dell'indagine, chiedendo il rinvio a giudizio di Raniero Busco per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Nel frattempo viene fatta un'analisi approfondita sull'arcata dentale di Raniero. Infatti, se ricordate, Simonetta presentava
il segno di un presunto morso sul seno. Il presunto morso viene considerato davvero come un morso. Ebbene, il morso è compatibile col segno ritrovato sul corpo di Simonetta. Su Raniero Busco vacilla anche l'alibi che ha fornito, in quanto sostiene di aver passato il pomeriggio del 7 agosto del 1990 con un suo amico. Peccato che il suo amico, interrogato separatamente, lo smentisce, dicendo che con Raniero sì, si era visto, ma il giorno prima, il 6 agosto. L'amico di Raniero, infatti, il 7 agosto, si trovava in una clinica a Frosinone, in quanto sua zia era venuta a mancare. Il test può dimostrare il fatto mostrando l'atto di morte della donna. Arriviamo nel marzo del 2010, quando Pietrino Vanacore si toglie la vita in provincia di Taranto. Nella sua macchina, non troppo distante, viene trovato un biglietto di addio, che recita: 20 anni di sofferenze e di sospetti portano al suicidio. Pietrino, infatti, viene ritrovato in mare, senza vita. Avrebbe dovuto testimoniare 3 giorni più tardi, ossia il 12 marzo del 2010, nel processo a carico di Raniero Busco. Questa situazione ovviamente getta nuove ombre sul processo in corso. Perché mai l'uomo si è tolto la vita proprio 3 giorni prima di testimoniare? Avrebbe dovuto dire qualcosa che non voleva dire? Oppure non sopportava più l'estrema pressione che gli ha portato al crimine di Via Poma? Avrebbe potuto avere la sua rivincita, guardare in faccia a tutti quelli che l'hanno accusato, compresi i giornalisti, e confermare di non c'entrare niente con la dipartita di Simonetta. Il suo gesto quindi lascia dei dubbi. D'altro canto però non c'è da scordare che Pietrino è stato tormentato per ben 20 anni. Inoltre parecchi residenti del paesino in cui abitava hanno testimoniato raccontando del forte turbamento che si portava dietro l'uomo tutti i giorni. L'ombra di Via Poma non ha mai lasciato il suo sguardo di ghiaccio. Arriviamo al 26 gennaio del 2011, quando termina il processo di primo grado. Raniero Busco viene considerato colpevole e condannato a 24 anni di reclusione. Io, ragazzi, ho avuto modo di vedere il video della lettura della sentenza e onestamente mi si è un po' spezzato il cuore a metà. Raniero durante quella lettura è accanto a sua moglie, che lo abbraccia. Sembra che lo stia sorreggendo quasi. Quando arriva il verdetto, Raniero si accascia. Ed è sua moglie inizialmente a cercare di tirarlo su, fino a quando l'uomo non collassa definitivamente, rischiando di svenire direttamente in aula. Ma arriva il 24 novembre del 2011 e alla Corte d'Assise di Roma si apre il processo di secondo grado e gli avvocati difensori, Paolo Loria e Franco Coppi, chiedono alla Corte d'Appello di disporre una super perizia. Le cose più importanti da valutare sono la conservazione dei reperti sul quale era stato trovato il DNA dell'imputato e se sul seno sinistro di Simonetta ci fosse realmente un morso. A questo punto la teoria dell'accusa che si appoggia su DNA, morso e alibi tentennante inizia a vacillare. Infatti salta fuori che il segno trovato sul corpo di Simonetta poteva essere una qualsiasi cosa, non per forza un morso. Considerando peraltro che erano passati degli anni, hanno dovuto per forza basarsi su delle fotografie. E alla fine emerge che quelle sul corpo di Simonetta sono 2 semplici scoriazioni, quindi non sono necessariamente riconducibili a un morso. Oltretutto, l'esame, per quanto mi riguarda, è alquanto assurdo. Ti va a paragonare la foto di un presunto morso avvenuto negli anni 90 con l'arcata dentale di Raniero Busco 20 anni dopo? Ragazzi, è un fatto che in 20 anni la dentatura di una persona cambi. Ma non solo, perché anche il medico legale che al tempo si era occupato dell'autopsia aveva anche lui dei dubbi sulla natura di quel segno, tant'è vero che scriverà morso, punto di domanda. Quindi quel segno era stato già messo in discussione negli anni 90 dal medico legale. Gli altri elementi dell'accusa su Raniero sono davvero deboli. Il suo DNA viene rinvenuto tramite della saliva sul reggiseno e sul top della ragazza. Ok. Ma i ragazzi erano fidanzati. Le domande da porsi sarebbero: Simonetta con reggiseno da quanto lo indossava? Era pulito? L'aveva lavato prima di indossarlo quel 7 agosto? Quella traccia, quando è stata lasciata? Ma soprattutto quegli indumenti, come erano stati conservati nel corso degli anni? Ebbene ragazzi, male, o meglio, per come si agiva negli anni 90 andava anche bene, ma secondo la scienza di oggi quei vestiti sono stati conservati male, in quanto non erano stati conservati in temperature corrette e per di più i vari capi non erano conservati singolarmente, ma tutti insieme in una busta. Durante l'indagine emerge che vengono trovate nel sangue tracce di gruppo A mischiate al gruppo della vittima, sia sulla porta che sulla tastiera del telefono. Ma quelle tracce vengono dimenticate totalmente dai periti dell'accusa, guarda caso. Raniero a gruppo 0 non poteva essere presente in quella scena, non poteva essere lui colpevole. Le tracce del DNA ottenute tramite saliva vengono dichiarate come circostanziali e compatibili a dei residui che avrebbero potuto resistere ad un lavaggio blando. E infatti viene fuori che la madre di Simonetta aveva l'abitudine di lavare soprattutto le cose a mano e col sapone, mentre in realtà
Il morso si rivela un altro tipo di morso, un morso fatto in circostanze romantiche, se così possiamo dire. Infine, ciliegina sulla torta, viene confermato l'alibi di Raniero Busco. Quel pomeriggio, il 7 agosto 1990, si trovava a lavoro. Arriva il 27 aprile del 2012. Raniero viene assolto dall'accusa del delitto Cesaroni. Quindi in questo caso c'era un grave errore giudiziario che è stato riparato. Ma giustizia per Simonetta non è sicuramente stata fatta. Il delitto quindi resta senza colpevole. Tutt'oggi. Sono passati 30 anni. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento, perché ho anche notato che me l'avete chiesto in tanti. Fatemi sapere qui sotto tramite commento cosa ne pensate del delitto di Via Poma. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi!